Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, ha partecipato questa mattina alla seduta del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi nella sede della Prefettura di Venezia. Nel corso della riunione, il prefetto Michele Di Bari ha comunicato che in vista della stagione estiva 2023 è previsto l'arrivo a Jesolo di 12 agenti aggregati per la Polizia di Stato. Si tratta dello stesso numero di operatori in aggiunta alla pianta organica che erano stati destinati a Jesolo nella scorsa estate. Confermato anche l'arrivo di rinforzi per le altre forze dell'ordine, carabinieri e guardia di finanza nella stessa quantità del 2022. E questa mattina, sempre a Cafforner, sede della prefettura di Venezia, è stata di scena la cerimonia di consegna delle onorificenze Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 25 i cittadini della città metropolitana di Venezia che sono stati insigniti del riconoscimento per il merito civile, la dedizione, la solidarietà, lo spirito di volontariato che hanno contraddistinto il loro operato. L'onorificenza, ha sottolineato il prefetto, non è soltanto una medaglia da apporre, ma rappresenta un simbolo, un modo di vivere la comunità all'interno delle leggi della Repubblica Italiana. L'augurio è che le persone insignite siano lievito fecondo della comunità. Apriamo la pagina della cultura e degli spettacoli. Ad aprire l'estate in musica nel cuore verde della città di Mestre è il cantautore Diodato, che il 27 giugno alle 21 arriva con il suo così speciale tour. Il Parco della Bissuola è diventato il cuore delle attività culturali dedicate ai più giovani grazie al Teatro del Parco, alla biblioteca dedicata ai ragazzi e agli eventi organizzati all'interno del parco stesso. A fine giugno si trasforma così in un grande teatro a cielo aperto, trasformando il piazzale di Visione Acqui in una grande platea. I biglietti si possono acquistare su vivaticket.com e nei relativi punti vendita e dal 20 al 27 giugno anche al Teatro del Parco dalle ore 17 alle 19. Costo del biglietto 5 euro. Ed è andata in stampa nelle scorse settimane Orti Veneziani, pubblicazione redatta a cura del progetto Orti del Comune di Venezia che a 40 anni dalla prima sperimentazione in tema riassume la storia della gestione unitaria di tutte le aree orti del nostro territorio, il tutto accompagnato da numerose foto a colori delle 7 aree in questione. La pubblicazione Orti Veneziani viene distribuita gratuitamente sia in formato cartaceo che in formato PDF. Quest'ultimo sarà possibile ottenerlo anche facendo una semplice richiesta tramite mail all'indirizzo internet che vedete in sovraimpressione, progetto.orti@comune.venezia.it oppure scaricandolo dal sito del Comune di Venezia. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua.